Nel 1954, l'Accademia di Brera assegna a De Rocchi la cattedra di figura disegnata. Egli si dedicherà con passione all'insegnamento, con un'attenzione speciale rivolta ai giovani studenti. Francesco De Rocchi era un professore che non faceva cadere dall'alto la propria autorità. Non dava una grandissima confidenza agli studenti. Quando sono diventato suo assistente mi diceva: da minga trode confidenza ai allievi, perché in brav, ma bisogna stare attenti, soprattutto le ragazze, mi raccomando, sta attenti. L'uomo De Rocchi era molto molto simpatico, anche molto divertente, spiritoso, leggeva le poesie del Porta che ogni tanto mi declamava in milanese. Lui e mio padre erano due milanesoni veri, tra di loro parlavano sempre in milanese, non parlavano in italiano. Tra i suoi allievi che hanno avuto grande notorietà c'era Gianni Dova e Dario Fo, a cui mio padre riconosceva un grande talento pittorico, unito alla sua fortissima carica istrionica. In questi anni la famiglia De Rocchi trascorre l'estate a Bocca di Magra, tra Liguria e Toscana. Divide una casetta di pescatori con la famiglia Reggiani. Qui si ritrovano con Elio Vittorini, Vittorio Sereni, Giovanni Pinturi, Franco Fortini. È in questo stupendo paesaggio che l'artista sa cogliere la bellezza di una natura incontaminata. Negli anni 50 si intensificano le frequentazioni di De Rocchi alla Galleria dell'Annunciata. È in questo spazio che alla fine degli anni 60 si terrà la mostra per celebrare i 40 anni di pittura del maestro. Siamo nel 69. In occasione dei 40 anni della pittura di De Rocchi scatta l'idea di presentare in galleria, oltre al catalogo dell'esposizione stessa, viene fatta una monografia di Solmi dalla casa editrice Ponterosso e pertanto diciamo una pietra miliare sull'analisi del lavoro del maestro. Venezia è uno dei grandi amori di Francesco De Rocchi. Oltre alle numerose biennali a cui partecipa, cerca di trascorrere qui ogni momento libero. Raggiunta la pensione nel 1972, la pittura può diventare finalmente un impegno totale. Con la moglie Anna Maria, trascorre lunghi periodi a Venezia, dedicandosi ai soggetti a lui più cari. Più di una volta sale sulla cupola della Basilica di San Marco per cogliere dall'alto lo splendore della piazza. La città lagunare è una tavolozza di angoli, prospettive e colori che inebriano l'arte del pittore. Dalle ampie vedute come la Chiesa della Salute, ai labirintici passaggi tra ponticelli, calli e piazzette, dove solo l'esperto gondoliere sa ritrovarsi. Venezia era molto amata da mio padre. Dagli anni 60 in poi le sue frequentazioni diventano sempre più assidue. Era riuscito, tramite l'amicizia con il sacrestano, a poter salire nella loggia della chiesa di San Marco per poter dipingere il bacino e tutta la piazza sottostante. Una sera si trovò alle spalle una figura. Era il cardinale Roncalli, allora patriarca di Venezia e poi futuro Papa Giovanni, quale si fermò a guardare i quadri di De Rocchi e volle che il pittore continuasse a dipingere. Quando finì si intrattenne a parlare molto di pittura, di arte e soprattutto di spiritualità. Il matrimonio della figlia Pierrosa con il professor Angelo Cresseri nel 1953 è motivo di stimolo per l'artista, che intensifica i soggiorni estivi in Valsassina presso la casa di famiglia. De Rocchi dipinge il grande giardino in tutto il suo splendore. Tra gli altri soggetti le strade del paese, le piccole chiesette e la casa del dottor Manzoni, tipica costruzione dell'architettura montana. Qui l'artista ritrova nei paesaggi della Valsassina lo splendore e la perfezione della luce di Venezia. È a quadro compiuto che De Rocchi, alla maniera di un frescante antico, con la sua piccola spatola, rielabora la materia pittorica. Era per me veramente emozionante e vedere come si prepara un quadro, come nasce nello studio di De Rocchi.
come veniva preparata la tela, la tavoletta, dei colpi di pennello o di spatola che sistemava sulla superficie del dipinto, dei grumi di colore che costituivano alla fine un tessuto che poteva sembrare all'apparenza il lavoro fatto con gli smalti o del mosaico addirittura, piccole tessere di mosaico. C'è un episodio che mio padre amava raccontarmi. Un giorno, uscendo da Brera dopo l'insegnamento, vide sul marciapiede opposto Lucio Fontana che lo chiamava con grandi gesti. Avvicinatosi, Fontana disse: «Devo venire nel tuo studio, De Rocchi, ho un grosso problema con il rosa. Devo vedere i tuoi impasti per sapere come regolarmi». I due si recarono subito in Corso Garibaldi e il problema del rosa di Fontana fu risolto. De Rocchi ci lascia il 9 aprile 1978 a seguito di una lunga malattia. È l'amata nipote Donata, studentessa in medicina, ad ascoltare l'ultimo battito del suo cuore. Unico suo desiderio, essere sepolto nella tomba dei suoi nonni. Estremo omaggio ai suoi primi maestri. Con la mostra Omaggio a De Rocchi nel 1980, il Comune di Milano celebra l'arte di Francesco De Rocchi. È dell'amico Solmi, la commossa ma lucida prefazione alla monografia che ripercorre l'attività artistica del maestro, impreziosita dalle testimonianze di numerosi critici che ne hanno seguito l'opera pittorica e umana. A riassumere il percorso di De Rocchi, la sua poetica, la sua stessa figura d'artista, valga una sua dichiarazione riportata dal critico Giorgio Mascherpa. «Non so rinunciare al vero, al suggerimento che la vita continuamente offre, ma nemmeno copio il vero. Di fronte alla realtà si capta infatti un'atmosfera, un'intuizione, la spontaneità del gesto. Ma il quadro deve nascere nello studio, quando intervengono la memoria e l'intelligenza a costruirlo».